Salve a tutti, utenti di YouTube, da Narratore Italiano e da Porfo 90, ciao a tutti. oggi io e l'amico Porfo vogliamo affrontare un argomento davvero molto importante ed è relativo alla sporcizia che si può trovare in genere sotto alle panchine, o meglio vicino alle panchine, in quanto molti giovani a Roma, ma anche in altre grandi città, immagino, d'Italia, hanno la brutta, chiamiamo l'abitudine, di bere le birre, e fin qui non c'è niente di male perché anche io qualche volta mi bevo una birra, non fa male, non provoca nessun tipo di problema di salute, se chiaramente bevuta in maniera leggera, e si mettono per l'appunto a lasciare le bottiglie vuote vicino alla panchina. Una cosa del genere non è tollerabile. Secondo me non è tollerabile e non si può accettare tutto questo. Perché? Perché l'ambiente è di tutti, l'ambiente, quindi il parco e via di seguito, è un luogo in cui un essere umano ha il diritto di poter stare in maniera e di dover stare in maniera salubre e soprattutto senza dover ritrovare bottiglie di plastica, di vetro, lattine di Coca-Cola, di Red Bull, di Fanta e di chissà quale altra bevanda. Ripeto, bere una bibita non è un reato, non è qualcosa di brutto, perché viva Dio, dobbiamo bere. Una birra, ripeto, non ha mai ucciso nessuno, anzi fa benissimo perché contiene vitamine, contiene potassio, contiene magnesio, contiene sostanze che fanno effettivamente bene. Una birretta non fa male, ripeto. Però è anche vero che dispiace quando si vedono scene in cui oggi l'amico Porfu alla mia sinistra l'ha visto, tra poco ve lo riferirà lui stesso con la sua bocca. In una panchina di questa zona di Roma, non diciamo quale, sotto c'erano delle bottiglie di birra, di vetro, e davanti c'era la campana del vetro, dove all'interno vengono messe chiaramente le bottiglie vuote. Ebbene, 3-4 bottiglie erano lì per terra, sotto quindi alla panchina, e bastava semplicemente fare 10-15 metri per buttare la bottiglia, o meglio le bottiglie, nell'apposito contenitore. Questo non si è verificato. E io mi chiedo perché, e mi chiedo per quale motivo tutto ciò si verifica, per quale motivo tutto ciò viene a, diciamo così, manifestarsi. È una mia opinione, è una mia chiaramente sensazione, però mi dispiace vedere una città bella come Roma che si ritrova a dover stare con, non dico spazzatura, però con bottiglie di vetro che non vengono buttate, ma vengono lasciate lì sotto alla panchina a marcire, e poi per decomporsi ci vogliono un sacco di anni, ci vuole davvero tantissimo tempo. Niente, questa è la mia visione, questo chiaramente è il mio parere, questa è chiaramente la mia visione dei fatti. Adesso cedo la parola all'amico Porfo che si trova qui alla mia destra. Vai, Andrea, Sì, Porfo. salve a tutti, anch'io volevo confermare la scena raccapricciante in cui vi ha descritto il narratore italiano, cioè veramente eravamo in una zona di Roma dove sotto una panchina c'erano diverse bottiglie di birra e a 2 metri contati, non 15 ma proprio 2 metri contati, c'era la campana del vetro dove vengono buttate tutte le bottiglie. Ebbene, questi signori, se così si possono chiamare, che hanno buttato le bottiglie di birra non si sono neanche degnati di fare 2 passi, 3 passi al massimo, per buttare nella campana il vetro. Questo cosa significa? Questo significa che c'è malafede dietro, che c'è voglia proprio di lasciare sporco, che c'è un'inciviltà, che c'è una mentalità proprio di base che non è assolutamente incurante verso l'ambiente. E se si pensa che poi queste persone molto probabilmente casa loro non la lasciano sporca, la puliscono tutti i giorni, pensare che poi invece il marciapiede, il parco pubblico, che sono appunto beni pubblici, loro come anche di altri che possono usufruirne, è triste pensare come queste persone li trascurino e addirittura le sporchino volontariamente. Esatto, caro Porfo90, esatto, cari amici di YouTube, purtroppo la realtà dei fatti è questa. Mi dispiace doverlo dire, però la città di Roma ne ha abbastanza e
parlo ovviamente a nome di tutte quelle persone che vanno nei parchi e che vogliono magari prendere una boccata di aria fresca e si ritrovano a stare su delle panchine in cui veramente sotto ci sono un sacco di bottiglie di vetro che poi per andarsi a biodegradare ci mettono un sacco di anni. Niente, io non aggiungo altro se non che sono molto dispiaciuto, che trovo tutto questo una mancanza di rispetto verso gli esseri umani, verso i cittadini. Spero che scene come queste rimangano, diciamo così, emarginate e vadano nel dimenticatoio, anche se non credo che il problema verrà a essere risolto. Da Leandro, narratore italiano, è tutto e da Porfo 90, ciao a tutti, buona giornata.